Allora ragazze, sto impazzendo. Cioè ragazzi, oggi proviamo a fare una cosa in 5 minuti. Voi avete presente questi tipo relè USB? Se cerco su internet, ma appaiono sti cosi che vedete, c'hanno questo relè con la USB normale, però su ogni cavolo di questa cosa ci sta un integrato. Ci sta un integrato, vedete qua c'è un integrato, qua c'è un integrato, qua c'è un integrato, qua c'è un integrato. Poi ci sono tutti questi resistori, diodi e cose che sinceramente a me non servono, perché io voglio solo, per dire, comprare un relè che viene alimentato con la 5 volt in parallelo proprio alla 5 volt della USB, e quindi adesso ce l'andiamo a creare stock. E poi, per dire, lo potrei mandare anche a un'azienda che mi produce PCB e avrò fatto questo servizio. Andiamo su Isieda, che è il sito che abbiamo visto anche nello scorso video su come creare una PCB. Vado qua, dico Standard Edition, accedo da qua in alto, faccio l'accesso con Google. Voglio questo video, vedete, non è neanche col cavalletto, la macchina fotografica messa bene, perché voglio farvi capire proprio la bellezza del fatto che si possono fare queste cose in un attimo. Poi vado sul nuovo progetto e dico relè con la USB come cavolo dico io. Quindi vado su salva ed è perfetto. Allora, prima di tutto io ho tipo questi relè qua. Vedete? Che sono i classici relè di Arduino, no? Non troppo speciali, non troppo che si alimentano con la 5 volte, non consumano tanto. Quindi se io per esempio vado su Isieda qua dentro e sul library cerco, per dire, che ne so, 5 volt, scrivo 5V relay, vediamo se per dire ci appaiono, può essere pure che ci appaiono subito. Scorro un po', vado a vedere. Questo qua è un'immagine che non si carica, quindi molti hanno l'immagine, quindi io li riconosco. Boh, proviamo a mettere tipo il codice, che in questo caso è tipo SRD05DC05V DC. Vedo che cosa esce già. Sì, però non sono sicuro che questo in figura sia il mio. 12 volt DC, questo è 5 volt DC. Dovrebbe andare bene lo stesso, sinceramente. Però se io voglio fare proprio le cose bene, scusa, metto un trattino qua. Poi scrivo questo per dire in grassetto, vediamo. Eccolo qua. Che cambia tra questi due non lo so. Però comunque ragazzi è questo, guardate. È quello. Ovviamente io mi riferisco solo alla parte del relè, non alla parte del modulo. Vado su posizione e lo posiziono qua. Faccio ESC e ritorno in libreria perché voglio praticamente cercare una USB maschio, quindi USB male. Vediamo che ci trova. Ci trova la USB B, che sarebbe quella di Arduino, ma a me non interessa. Mi interessa proprio una porta molto molto semplice. USB A, provo a scrivere USB A. Ecco qua. Sì, questo è molto molto preciso. Mi sto riferendo con questo componente alle USB che troviamo qua, tipo USB male port THT, ecco qua, vedete? Sarebbero queste. Niente di strano. Aspetta, dove sono? Prima c'erano. Dove sono? Vabbè, insomma, queste, no? Che sono THT, quindi True Hole Technology, mi pare si dica. Che vedete, hanno 4 pin e basta, perché in questo caso ci serve solo l'alimentazione. Poi hanno questi due inserti, diciamo, che servono per ancorarla meglio alla PCB. Perfetto, in teoria non ci serve più niente. Se non fosse che mi viene il dubbio effettivamente che è vero che c'è la USB, però potrebbe essere utile effettivamente usare una USB B per tipo allungare con un cavo il relè. Quindi faccio così, questo lo giro con R, questo lo giro pure con R finché i pin non sono dritti. Oddio ragazzi, ok, si è girato. Quindi poi prendo il relè qua e gli dico che la bobina si deve collegare al VCC e l'altra parte al GND. Ok. E poi qua GND va su GND di nuovo e VCC va su VCC. Ok, dovrebbe essere tutto collegato, tanto è vero che se alzo qua e invece no. Vabbè ragazzi, comunque per scrupolo faccio così. Perfetto, anzi questo per scrupolo di nuovo lo coloro in nero, così mi fa vedere quale è collegato, ma credo sia collegato, anche se qua c'è un piccolo pezzo verde. Vabbè, non ci interessa. Ora vado a fare salva, poi strumenti, scusate se parlo male, ma c'ho una bolla nella bocca bruttissima. Converti diano in PCB? No, non verificare le cose. Ed ecco qua. Perfetto. Allora, questa è la USB B, se non sbaglio, sì, e questa è la USB A. Che però aspettate, ho sbagliato, perché questa è una porta femmina, cioè questa sarebbe questa qua. Ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato. Quindi torno un attimo qua. Questa la elimino pure qua i collegamenti, pure sta piccola stanghetta. Libreria,
USB A maschio. Però scrive solo USB A. No, me ne trova di ogni. Però a questo punto va direttamente sul contributo dell'utente e vediamo se appunto qualche utente l'ha fatta questa cosa. Vado sul modello PCB, così trovo direttamente quelli alla fine che possono essere compatibili. Ma non me li trova. Vabbè ragazzi, allora torno su questa schermata e dico 1.0. Vediamo se con 1.0 mi aiuta. Vabbè, sapete che c'è, alla fine i collegamenti sono gli stessi, cioè nel senso i pin sono distanziati alla stessa maniera, quindi dovrebbe andare bene lo stesso. Allora, io voglio che la punta della USB sia proprio al limite del nostro schema, quindi la porto qua, diciamo proprio al limite, considerando che questi sono i fori e questa qua è la parte dove vanno questi agganci. Quindi in realtà potrei spingermi un po' più indietro, tipo così, dai, non più di tanto. Poi prendo il relè, lo giro un po' come voglio io, così, e poi prendo, per dire, la USB B e la giro tipo di così, la posiziono qua, anche se questa può rientrare di un bel po', però a me serve spazio qua dietro perché devo mettere dei mossetti che non so se posso aggiungere in questo caso. Terminal, vediamo, forse posso aggiungere anche senza fare lo schema. Terminal, scrivo terminal. Mi sa che lo dovevo aggiungere prima. Mi sa di sì. Sì. Vado, ragazzi, mi fanno male i denti in una maniera incredibile. Aia. Sono questi, quelli che abbiamo sempre usato alla fine. Ok, questo qua ce lo metto qua dietro. Ok. Solo che lo devo collegare. Quindi in teoria posso fare così. Connect pad to pad. E me lo deve collegare. Ok, allora un attimo solo che prendo questo e lo collego per di qua. E poi lo collego questo qua. Tanto lui già sa dove che deve andare poi a collegarsi. Considerando che appunto sa quali sono i collegamenti originali. Tanto è vero che se io lo sposto, questo si sposta di conseguenza. A posto, cioè si aggiusta già da solo. Questo qua io lo prendo tutte e due. Due e li centro, quindi uso sto strumento qua, centratura. Questo qua pure con questo lo centro, che mi dà fastidio se così. Ma mi sa che erano già centrati. Buono, a posto così. O forse no. Vabbè, ci riprovo. Seleziono e li centro. Come si fa? Così. Ah, ok. Poi qua li distanzio sti cosi effettivamente, quindi prendo questo e lo distanzi di almeno un quadratino qua. Un quadratino sarebbe, non mi ricordo, c'è scritto quanto è un quadratino. Se cliccate qua, 0,71 mi pare. No, 0,254. Cioè, no, impossibile. Vabbè, penso sia esatto la spaziatura tra un pin normale e l'altro, quindi a posto. Poi questi qua faccio raggruppa questi due cosi, è solo che non so dov'è. Li seleziono tutti e due e a sto punto, invece di raggruppa, semplicemente li prendo e li sposto finché il terminal qua, lo screw terminal, non si allinea ed è perfetto. Poi prendo qua i margini e li sposto, che tanto tutta sta cosa a me non mi serve. Olè. Se faccio una bella cosa, mi sa che posso eliminare il margine e farglielo fare direttamente al programma. Vero design, pure sbroglio, pure strumenti, cross probe, forse, no. Strumenti, imposta contorno della scheda, applica e non mi ha fatto niente effettivamente. No, non mi ha creato niente, aspettate. Allora, imposta contorno della scheda, però mi sa che devo selezionare prima i componenti. Contorno della scheda, ok. Invece no. E allora ragazzi, faccio CTRL Z, mi faccio riapparire questa e l'aggiusto di conseguenza. Ovvero 1, 2, ovvero prendo questo e lo sposto qua, prendo questo e lo sposto qua. Si è fatto questo incrocio incredibile, che non so come sbrogliare sinceramente. No, mi sa che non si fa così questa cosa. Dov'è il contorno? Ah, sarebbe qua. No, non va bene se me lo imposti così. No, non va bene, no. Perché me lo dà solo là? Provo ad aumentare la dimensione, tipo 100x75. Eccoci. Forse così si riesce a ragionare meglio. Però a sto punto faccio di nuovo CTRL Z, vado a prendere quello di prima. Allora ragazzi, sta impazzendo. Poi prendo questi contorni e li sposto giù. No, vedete, si crea sempre questo coso qua. Però potrebbe andare anche bene. Vabbè, faccio salva. Proviamo. Fabbricazione, genera file Gerber. No, continua. No, genera Gerber. Ah, ragazzi, l'ha fatto. Sembrava strano, però l'ha fatto, esatto. Visualizza. Andiamola a vedere in 3D. Qua, 3D. Ecco qua, bellissimo. No, ragazzi, guardate qua, che figo. L'abbiamo creato in 5 minuti.
davvero, non è magia. Guardate che bella schedina, con una porta USB, l'altra porta USB, poi ci abbiamo anche il relè. Fantastica sta. E questo insomma è come creare un bel modulo relè carino USB, senza protezioni, senza niente, però ragazzi può essere molto utile, lo vedremo in un prossimo video, va bene? Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.